quando si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada d'ora. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Questa è la storia dei paladini di Palermo. A Palermo non c'erano i paladini. Sì che c'erano i paladini a Palermo. Questa è la storia dei paladini di Palermo. A Palermo non c'erano i paladini. Sì che c'erano i paladini a Palermo. E sapete come si chiamavano? Orlando, Rinaldo e Bravo, ma Orlando e Rinaldo erano due dei paladini di Carlo Magno. No, i paladini di Palermo si chiamavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma quelli non erano paladini, erano giudici, magistrati. Ma erano come i paladini, perché combattevano i malvagi, i prepotenti e servivano la giustizia. Giovanni e Paolo non sarebbero diventati mai mafiosi, sapete perché? C'è un'unica cosa che conta nella vita, Paolo, essere onesti e fare il proprio dovere. Perché i loro genitori dicevano sempre, c'è un'unica cosa che conta nella vita, Giovanni. Falcone e Borsellino dovevano imparare a conoscere la mafia perché allora nessuno la conosceva. Tutti sapevano che c'era ma nessuno ne parlava. La Sicilia, terra bellissima e disgraziata. La mafia è un polipo, una piovra, un mostro, un vampiro che tiene tutto e tutti sotto controllo. E il sangue alla povera gente. È un drago dalle sette teste, è dappertutto, in ogni quartiere, in ogni paese, in ogni città. I mafiosi chiamano la mafia casa nostra e tra di loro hanno il coraggio di amarsi uomini d'onore. Ma quale onore? I mafiosi sono uomini senza onore, senza vergogna, senza pietà. Delinquenti sono criminali e bestie. E sono dei vigliacchi, agiscono nell'ombra. Nessuno deve sapere chi sono, i loro nomi, come sono organizzati. Possono fare paura, sì. Ma non ai paladini. Oh Don Calogero, siamo in grave pericolo. In pericolo, Don Ciccio, e perché? Chiedete perché, Don Ciccio, da quando sono arrivati quei due, quel Falcone e quel Borsellino, a Palermo non si campa più, non possiamo più fare i nostri affari in santa pace, restano tutti questi uomini, uno dopo l'altro, la prigione è piena. Mai a Palermo si erano sentiti suonare così spesso le sirene della polizia, giorno e notte ci perseguitano. E poi c'è di peggio, Don Calogero, quelli ci conoscono. A noi? Impossibile. Sono insieme, Vino, vediamo se sono quei due, arriveranno fino a noi se le lasciamo fare. Corrompeteli, offriteli dei soldi, tanti soldi. Impossibile, sono onesti. E allora fateli paura. Impossibile, Don Calogero, non hanno paura neanche del demonio. Cosa dobbiamo fare allora? Non lo so, Don Calogero, ma c'è di peggio. Di peggio, ancora. C'è che la gente è fattiva per loro. Impossibile, hanno tutti timore di noi e se fanno così. Le cose stanno cambiando, Don Calogero. Allora, siamo rovinati. No. Come finisce la storia? Con le alberi alti e forti. E tra le foglie sui rami ci sono le parole che le persone per bene di Palermo e della Sicilia hanno voluto dire a Giovanni e a Paolo. Quelle parole non moriranno mai, come le idee di Falcone e Borsellino. Gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri. Forse se lo spiega Luciana, perché spiego io, ecco, perché ha avuto un attimo di defiance. Allora, emotiva. Io invece, allora, dunque, il lavoro che hanno fatto le terze e le quarte è stato su quel librino intitolato Falcone e Borsellino, perché c'era sembrata la versione forse più adatta per loro, più abbordabile, e quindi devo dire che è stato un lavoro svolto
velocemente perché i tempi sono stati ristretti, ma non per questo meno sentito, perché veramente ci siamo trovati di fronte a dei bambini che, nonostante l'età veramente ridotta, minima, hanno non solo capito, ma proprio sono arrivati al nocciolo della questione. E noi siamo rimasti felicemente colpite e sicure che sarà il primo gradino di un lungo percorso che ci porterà ancora a lavorare su queste due persone straordinarie che loro non conoscevano e che adesso invece fanno parte della loro vita. E tutto quello che loro hanno detto e hanno insegnato a noi ci è rimasto, a loro è rimasto veramente. Quindi niente, noi possiamo solo dirvi grazie, perché grazie, ci avete veramente dato la possibilità di affrontare un argomento che probabilmente non avremmo fatto, invece riconosciamo che è perfetto, è perfetto. Bimbi, facciamo un applauso alla... Abbiamo detto tutto. Sì, sì, perché quel libro è proprio adatto, è centrato, è per loro, attraverso la storia. Madonna di Cento, cos'è che c'è da qua? Ah, un soldato c'è da qua. 100 pazzi. Con le agende su?
Con le agende su tutti quanti. Adesso, prima di salutarci, ripetiamo i nomi di queste persone di cui abbiamo parlato oggi. Ce ne sono tanti altri, ma noi oggi abbiamo parlato di loro e ci piace ricordare i loro nomi gridandoli, non gridandoli col fiato che avete nei polmoni, e tutti con le agende in mano. Paolo Borsellino. Paolo Borsellino. Agostino Catalano. Agostino Catalano. Claudio Traina. Claudio Traina. Emanuela Loi. Walter Eddy Cosina. Walter Eddy Cosina. Vincenzo Limulli.